Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo con se ci puoi dare cortesemente i convocati, chi c'è, chi non c'è, le condizioni di Alassane e Zapata che ieri non erano in gruppo. Tutti e due hanno disputato l'allenamento, chi qui un po' meglio, Lassan, anche se ha fatto solo un allenamento, ma non è al 100%, e Zapata uguale, ha fatto un allenamento controllato, quindi saranno dei 20, saranno della partita, però dovrà valutare se farli partire dall'inizio oppure no. Però con un solo allenamento li ho visti un po' in ritardo rispetto agli altri, vediamo. Abbiamo recuperato Spinazzola, che ha fatto finalmente tre allenamenti consecutivi, quindi è disponibile per la partita di domani. Rimane a casa rispetto alle altre volte Boscolo e Proietti, che andranno con la Primavera. E poi sono quelli di domenica. Mister, 9 su 10 lì dietro non passa, ma nell'immediato, seguendo un mio paradigma, diciamo, di queste unità, sta lavorando, ha lavorato e lavorerà maggiormente a dedicarsi nell'immediato a quell'unità mancante nella fase difensiva o a recuperare punti percentuali in quella offensiva? E poi, al di là degli interpreti, questo. E poi se si aspettava che all'esordio ormai della decima di campionato le imbattute fossero Trapani e Vicenza, l'una già affrontata, l'altra ancora da affrontare. Allora, già la nostra forza è, come dici, 9 su 10 non passano, quindi prendiamo anche pochi tiri nello specchio della porta, quindi vuol dire che questo ormai l'abbiamo consolidato. Io non è che curo solo in allenamento una fase e l'altra la tralascio. È chiaro che in questo momento, le ultime 3 o 4 sedute, ho cercato di battere un po' più sul fatto delle situazioni della fase offensiva che della fase difensiva, proprio per dare maggior tranquillità agli attaccanti. Per la prima volta i due allenamenti finali, escluso oggi, cioè dico gli allenamenti, non le rifiniture, abbiamo avuto anche una vena realizzativa, cioè nella partitella frasettimanale e nel giorno dopo con le situazioni che abbiamo provato sono stati molto bravi. È un processo anche quello che è vero che il lavoro alla lunga pagherà, però molte volte succede che d'incanto si sbloccano gli attaccanti. E tu per molte volte non vai a toccare questa situazione e poi fanno gol lo stesso. E quindi non è che fino adesso ho curato solo la fase difensiva, tutt'altro, io guardo la squadra nel suo globale, quindi se in questo momento ci riesce meglio la fase difensiva è un momento, e vuoi anche forse per caratteristiche. Per l'altra domanda, se le imbattuti in questo momento sono Trapani e Vicenza, c'è solo esclusivamente una motivazione, secondo me, che queste due squadre hanno cambiato rispetto all'anno scorso forse un interprete, il Vicenza Cocco e il Trapani Zero. E quindi rispetto agli altri che devono amalgamare una condizione, una conoscenza dei propri giocatori, una conoscenza dei propri movimenti, sono avvantaggiate rispetto agli altri. Se vai caso, l'altra è il Cagliari che ha rispetto alla Serie A che è retrocessa, ha cambiato anche lì solo gli interpreti due davanti. E quindi secondo me è questo. Noi su 11 interpreti ne abbiamo 11 nuovi. Forse in questo momento c'è un accrescimento proprio sulla fase di non prendere gol e ancora poca conoscenza o diciamo meno conoscenza nella fase offensiva. Ardemagni ha dimenticato. Ardemagni ha fatto allenamento tutto, anche lui ha fatto solo un allenamento. Ieri l'ha fatto in parte, oggi l'ha fatto tutto per la rifinitura, è della partita, però molte volte bisogna stare attenti a non mettere tanti giocatori mezzi e mezzi nelle 11 titolari. Certe volte è meglio avere giocatori per l'inizio della partita che hanno fatto tutta la settimana e poi riservarsi qualche giocatore per il secondo tempo.
Mister, due osservazioni. Può essere in questo momento, considerate un po' anche le difficoltà della fase offensiva, il modulo con il rifinitore, magari quello che può dare un po' più garanzia, anche perché ci sono dei giocatori, adesso purtroppo non è al 100% Zapata, che però aveva disputato una bella partita, magari Lanzafame avanzato. Ecco, le chiedo se il modulo con il rifinitore in questa fase può essere quello su cui insistere. E l'altra, ecco, e l'altra domanda, Parigini, un gol importante in Under 21, reclama tra virgolette in maniera bonaria più spazio, come vede questo giovane promettente? Allora, fase del rifinitore l'ho provato proprio per il fatto per cercare di dare più consistenza all'attacco. Infatti secondo me il primo tempo domenica, e poi voglio dire che io mi sono rivisto due volte il secondo tempo di Dell'Entella, io tutta questa bruttura che si dice in giro non l'ho vista, anzi abbiamo creato tante situazioni. Ma questa è una mia opinione. E il rifinitore è importante perché può dettare i tempi di gioco, degli inserimenti da dietro, può dettare, diciamo, l'incrocio delle due punte e quindi e può essere anche un giocatore che va al tiro, perché Zapata domenica è andato due volte al tiro. Quindi questa sicuramente è la strada, secondo me, per percorrere. Zapata, ma ci può essere anche, secondo me, in questo momento, come hai detto, anche Lanzafame può ricoprire quel ruolo perché l'avevamo provato all'inizio del ritiro. Poi per situazioni contingenti non sono riuscito a rischiararlo lì perché eravamo carenti da altre parti ed è stato bravo lui a darmi la disponibilità. Sicuramente può essere anche un giocatore importante. Per il reclamo di Parigini, un giocatore che ha fatto neanche la metà del ritiro, alla prima amichevole si è fermato e con un allenamento le ho schierato minimo 3 secondi tempi tutta la partita alla Spezia, insomma mi sembra di avergli dato spazio. Secondo me questa la nazionale gli ha creato una cosa importante, cioè l'entusiasmo che in questo momento qui non respirava o non si respira, e quindi lui è venuto qua con molta brillantezza, gioia, perché quando fai un gol importante per l'Under 21 ti crea importanza, ti crea convinzione dei propri mezzi. Domani sicuramente Parigini partirà da titolare, ma era partito titolare anche alla Spezia, era entrato col Cesena un tempo, era entrato con il Crotone un tempo, insomma Spazio non è che non ha giocato. Poi ho detto un giocatore che secondo me ha fatto poca preparazione. Ma come sta? Beh, sicuramente non è al 100%, perché tutte queste, anche questa settimana è andato 10 giorni in ritiro con la nazionale, e quando vai in una nazionale non è che lavori molto, ma prepari le partite per disputare i 90 minuti. Però molte volte nella condizione di un giocatore l'entusiasmo, aver fatto un gol importante, può sopperire a tante cose. E ripeto, domani l'unico che vi dico titolare gioca è Parigini. Mister, che Latina si aspetta, il rapporto con Giuliano, lei era in campo in quel famoso Perugia-Juventus. Latina è la classica squadra forte di Serie B, non ha un giovane dentro, ha tutti i giocatori che hanno minimo 5-6 campionati di Serie B e o addirittura qualcuno anche di Serie A. Mi viene da dire Corvia, mi viene da dire Oliveira, mi viene da dire Scaglia e via via. Quindi è la classica squadra di Serie B dove tutti sono esperti, dove tutti sanno cosa vuol dire affrontare le partite, dove tutte le partite saranno delle battaglie, quindi loro partiranno avvantaggiati. Però noi, ripeto, abbiamo dato continuità dei risultati, adesso ci aspettiamo questa benedetta vittoria che domani cercheremo di andarla a prendere. Con Giuliano non l'ho mai affrontato da allenatore, ma l'ho affrontato quella volta lì dove il Perugia disputò, secondo me, una sua partita onesta. Tutti veniamo ricordati per la partita, io sono molto orgoglioso di essere ricordato quella partita perché ho onorato lo sport, ho onorato una prestazione in campo. Ho fatto quello che il mio mestiere mi richiede di fare, cioè dare il 100% per la mia società. Poi se abbiamo vinto e una squadra ha perso, poteva esserci anche una che poteva retrocedere. Per noi non era importanza quella, ma era rispettare il proprio lavoro, la dignità, i tifosi che ce n'erano, mi sembra, quasi tutto lo stadio pieno, e quindi era questo. E poi io nella mia carriera, sinceramente, quando sono sceso in campo sono sempre, sia da allenatore che giocatore, sempre per tenere il massimo. Poi i taciti accordi, gli ultimi 5-10 minuti nel calcio ci saranno, e questo non è uno scandalo dire che quando due squadre si accontentano del risultato, mi sembra di parlare di retorica.
però io sono sempre partito per vincere. Tutte le mie squadre, sia da giocatore che da allenatore, sono sempre partite per vincere. Qualche volta ci sono riuscito, qualche volta no. Ma anche adesso col Perugia, noi, ho detto, tutte le partite le affrontiamo per vincere. In questo momento abbiamo fatto questa mini serie di risultati utili con dei pareggi. Quando arriverà la vittoria vedrete come saranno importanti quei pareggi che avremo fatto. Perché se è vero che io ho pareggiato, ma ha pareggiato anche l'altra squadra, cioè il Cesena, cioè il Crotone, cioè l'Entella, e non è che noi abbiamo preso un punto e gli altri ne hanno presi tre, ne ha preso uno come noi. Quindi se tutte le partite finissero così, molte volte non ci sarebbe un vincitore. Chiaro che poi dovremmo vincere, ma molte volte la differenza fra vincere e pareggiare o perdere sta nei 5 pali che abbiamo colpito, e non mi sembra nessuna squadra ha colpito tanti pali come noi. Sta in 3 gol annullati, e anche questo vorrei vedere quante squadre hanno subito 3 gol annullati, e mi sembra che forse 2 erano regolari, uno no perché il gioco era già fischiato. E quindi potevamo essere a 11 o 12, stavamo parlando di un Perugia stratosferico, no, io avrei parlato della mia squadra negli stessi termini, di una squadra che sta costruendo la sua identità, che il percorso è lungo, ci sono ancora 36 partite, e quindi si possono tenere ad essere primi e trovarsi ultimi, è facile, ma dare continuità in questo campionato è importante, e noi cominciamo a dargliela. Chiaro che per esaltare questa continuità ogni tanto bisogna anche vincere. Mister, buongiorno. Posso? Buongiorno, prego. Sente un po' più di fiducia da parte dei suoi giocatori? Perché dopo la partita con l'Entella ci aveva parlato di una squadra un po' sfiduciata, perché quando si va a creare tante azioni in rete e non si trova il gol c'è un po' di depressione, c'è un po' di sfiducia. Ha ritrovato una squadra un po' più sicura di sé questa settimana? Sì, perché poi ho detto la partita che abbiamo fatto in settimana ha dimostrato che è vero che giocavi contro una promozione, però arrivare davanti alla porta o la promozione o la Serie B, la porta è sempre 7,30 m, quindi aver fatto che gli attaccanti e i centrocampisti abbiano fatto gol a me mi ha reso felice. In più il giorno dopo ho visto una squadra dove quando facevamo le azioni, provavamo delle situazioni, sono andate finalmente a concludere la rete, quando prima invece nelle altre settimane poche. Quindi vuol dire che anche qui abbiamo recepito, ma non che forse io ho trovato, forse loro inconsciamente si sono sbloccati. Spero che sia la volta buona, perché io sono convinto che questa squadra è sulla strada giusta, ripeto. Io so cosa vuol dire fare il campionato di Serie B, so cosa vuol dire avere per le mani una squadra che ha una sua identità. Io ero preoccupato, ripeto, per l'ennesima volta, ve lo ripeto, a Pescara. Io ero molto preoccupato, perché non era la mia squadra. Le mie squadre sono quelle squadre che possono piacere o non possono piacere, qui si può stare anni a discutere, ma le mie squadre non prendono tiri in porta. Andate a vedere quante la mia squadra ha preso tiri in porta. Ho visto una statistica di un giornalista che contro, mi sembra, l'Entella, noi abbiamo avuto 60% di possesso palla e l'Entella ha tirato più di noi. È un paradosso. Se pensiamo ai tiri che vanno di là dalla rete, allora anch'io vorrei far tirare i miei per tirare. Cioè, noi tiriamo in porta, cioè noi domenica abbiamo tirato 2 volte, il portiere ha fatto 2 miracoli, l'ennesima traversa, e vi vorrei far vedere, ma poi un giorno vi vorrei far vedere cosa vuol dire creare le situazioni da gol. Perché voi avete nell'idea il secondo tempo dell'Entella e tutti dite qua, non abbiamo creato niente. Beh, io vi vorrei far vedere 4 situazioni che ho fatto vedere ieri ai miei giocatori, dove la scelta di dare la palla a destra a sinistra determina l'occasione da gol. E questo vuol dire creare. Ancora che voi ripetete che il Perugia non ha gioco, ripetetelo infinito. Ma e sono tutte cose che buttate lì senza concezione di tempo. O di logica. Le altre squadre con noi arrivano davanti al portiere, nessuna. Il nostro portiere ha fatto una parata determinante su 7 partite. Una. Noi abbiamo trovato tutti i portieri, da Nicolas, da quello del Cesena, da quello di Domenica, da quello dello Spezia, dei portieri determinanti, quindi vuol dire che tiriamo. E il gioco vuol dire molte volte arrivare a avere un giocatore che ha 3 soluzioni, sbaglia, ma quello è nel momento del giocatore. Ma avere 3 soluzioni pulite, cioè o a destra o centrale, noi domenica, il secondo tempo ne abbiamo avute 3, così ve le elenco, così le andate a rivedere. Rizzo sul secondo palo da solo, invece di stoppare la palla la mette dentro, abbiamo 3 giocatori liberi davanti alla porta, 3,
con un giocatore loro. È un'occasione da gol? Sì, molto, molto. Zapata all'ultimo minuto fa finta di tirare, Adrolè che la imbuca e lui si ferma, ha aperto Ardemagni da solo, seconda. Nell'azione più limpida che abbiamo avuto, e nessuno ne l'ha detta, ma ve la dico io così, vi leggete le partite come vanno lette, nel momento che si è fatto male Ardemagni, è l'azione più facile da fare gol. Ardemagni stoppa la palla, se la stoppa bene è da solo davanti alla porta. Se la palla va verso Adrolè, davanti alla porta è da solo. Sono situazioni da gol, eh. Noi avremmo preso gol sicuramente. Noi in questo momento Ardemagni si fa male e il terzino riesce a prendere la palla. Ma queste sono azioni da gol. Guardate quante ne creano gli altri contro di noi. Poi se Ardemagni invece di stopparla bene o ha scelto di andare dentro e non andare a Adrolè, sono altre cose. E ripeto, tre situazioni facili del secondo tempo. Quando Lentella ne ha avuta una, nella situazione che la Masucci, nell'uscita del portiere, è volta in ritardo, che l'ha tirata davanti. Su 90 minuti, perché poi il calcio piazzato, il colpo di testa, quello è un'altra cosa. Mi sembra che vediamo molte cose negative e poche positive. E io ripeto, siccome il calcio lo leggo 24 ore su 24, ma non vuol dire che me ne intendo, eh? Ma lo guardo, lo riguardo finché arrivo a una conclusione e dico, parliamo di questo secondo tempo brutto e abbiamo creato tre situazioni per fare gol. Escluso quelle del primo, che il primo l'abbiamo detto tutti, ma quindi... Senta, mi piace anche tirare in porta. Interessante, la situazione, certo. E occasione da voler. Se allora tiriamo in porta, noi non ci ha tirato nessuno in porta. No, siamo d'accordo. Se noi tiriamo in porta. Però che la bellezza del calcio. E allora mi spieghi i cinque legni come l'abbiamo presa se non tiriamo in porta? Il secondo tempo all'interno, mi sarà detto lei. No, e cosa vuol dire tirare in porta? Tirare in porta vuol dire anche qualche volta da 30 metri Brezovic ha tirato in porta, ha preso gol. Abbiamo preso gol. Certe volte tira in porta da lontano. Io credo che è meglio più. Bello del calcio è anche quello, quindi se uno dice magari non si è divertito perché non ha visto tirare in porta la squadra, poi come dice lei, è normale, certo, l'occasione si crea, ma se sbaglia il giocatore... Ascolta, tirare in porta vuol dire che molte volte è un'azione individuale, è una tecnica individuale. Benissimo. Quindi vuol dire che tirare in porta non vuol dire avere gioco, ma vuol dire certe volte dare la palla a uno tira in porta. Brezovic, non vorremmo dire mica che lo Spezia con noi ha fatto un'azione da gioco, ha preso la palla da 30 metri e l'ha messo all'incrocio dei pali. Fine della trasmissione. Ma certo, ma questo vuol dire avere anche nella propria squadra, non è un frutto di un lavoro, non è un frutto di una cosa casuale, è un gesto individuale, è l'intestino del giocatore. Quando diceva Maradona prendeva la palla, si girava, la metteva, vogliamo dire che è frutto del gioco o frutto dell'individualità? No, io non dicevo questo. Benissimo. Non è stato un bellissimo secondo tempo dal mio punto di vista. Ma questo io ho detto rispetto, ho detto io non sto parlando che non dico quello, io voglio contrabattere a quello che voi dite, voglio dire quello che io ho visto. Il gioco vuol dire creare situazioni da gol. Situazione da gol voglio dire che quando io ho un giocatore in possesso di palla e ha tre situazioni e qualche volta la indovina, qualche volta la sbaglia, non lo so questo. Il primo tempo Lanzafame per due volte ha avuto raso terra da darla, una volta Zapata, una volta Lassan, ha voluto darla imbucata. Quelle sono situazioni da gol. Poi se il giocatore le sbaglia, ma ci saranno per sempre. Però la mia squadra l'ha create. I cinque legni le ha creati e sono tiri in porta. La parata di portiere della Jacobucci, le vogliamo dire le due parate che ha fatto su Zapata? Avremmo tirato in porta. Mi dice le parate che ha fatto Rosati con noi domenica? Una quale? No, una l'ha fatta la Sanz. Una l'ha fatta la Sanz sulla palla nativa. No, ma quella è una giocata individuale, infatti. L'unica occasione da gol su una palla inattiva. Non è che tu vedi tutte le domeniche uno che sul primo palo gira. Però c'è stato, benissimo. L'unica parata che ha fatto è stata la Sam, benissimo. Bene, su cinque delle mie. Io ho detto che poi io vorrei continuare così e sono sereno, sono di un'estrema serenità estrema. Criticate, ho detto non criticate la mia squadra, criticate me perché sono abituato. Ormai nella vita ho capito che è meglio essere oratori e essere rufiani che lavorare. No. E quindi ho capito che vado avanti sempre nella mia strada. Non si faccia venire sindrome. No, ma la mia non è la sindrome di Perugia, la mia è la sindrome che la sento in generale da ormai passo. Questa nella vita succede a tutti. Ormai le etichette te le hanno attaccate, no? E io me la tengo. Però ripeto, sono molto orgoglioso della mia etichetta. Ripeto, sono molto sereno del lavoro che stiamo facendo. Ripeto, non mi lamento.
ho sentito dire mancano giocatori. Io non mi sono mai lamentato che non ho avuto per 6 settimane la stessa formazione per schierarla. Pure ci sono i miei colleghi, oddio, io non ho mai detto quello. Ho cercato sempre di tirare fuori il meglio però dai miei giocatori. Ma io non leggo il giornale. Come se manca un tiro importante secondo tempo con l'entella, lo scriviamo. Ma io ho detto, ognuno deve fare il proprio mestiere onestamente. Poi io non sto parlando, io sono qui molto sereno e parlo, alza la voce perché sono fatto così, non è che perché sono arrabbiato. Attenzione, alza la voce perché... Meglio così che in altre forme. Ho capito? Quindi io vi dico, voi è giusto che scrivete quello che volete. L'unica cosa che vi ho detto, non criticate la squadra perché secondo me in questo momento non ne merita. Dovete dire all'allenatore che secondo me che non ha gioco, scrivetelo, ma secondo me scrivete delle qualche volta castronerie, ma questo ognuno dice quello che pensa. Poi sono convinto che con questa voglia, con questa piano piano e pazienza, con questa identità che abbiamo, perché ripeto, noi abbiamo un'identità forte, da una squadra forte di Serie B. Io mi tendo questa, poi piano piano andrò a fare qualche gol. Da 30 metri tirerò in porta, beccherò nella testa uno e farò gol. Mister, volevo chiedere due cose. La prima sulla partita di domenica scorsa, dato che ha rivisto la partita, le volevo chiedere... Il secondo tempo, ho visto tre volte il secondo tempo. Tre volte il secondo tempo. Le volevo chiedere, quando ha tolto Lanzafame, primo tempo ho pensato, o non è soddisfatto del lavoro di Lanzafame, oppure vuole trovare altre soluzioni per creare di più davanti. Ecco, quali erano le sue intenzioni rispetto a questa sostituzione e che risposte ha avuto dal cambio modulo del secondo tempo, anche in rapporto allo spostamento di alcuni giocatori? Allora, poi le faccio la seconda domanda. Benissimo. Allora, secondo me Lanzafame domenica era in un momento di agitazione, ha rischiato di essere espulso dopo un fallo che arancione, immediatamente dopo ha fatto un fallo di frustrazione, quando perdi la palla immediatamente vai alla ricerca della palla, fai fallo. Per fortuna lì vicino c'era anche Rizzo, quindi non si sa bene chi l'aveva fatto. In quel momento lì io mi sono impaurito e ho fatto, se vedete, alzare subito due giocatori e ho detto, prima di perdere un giocatore meglio dare non una bocciatura ma dare un salvaguardo alla squadra e togliere un giocatore. Poi ho guardato l'orologio, mancavano esattamente 9 minuti, gli ho detto a Lanzafame, ti prego di non andare più a contrasto con il giocatore. Benissimo, poi vado dentro allo spogliatoio e vi ho detto, mi sembra in conferenza stampa, che ho visto la squadra con una pattina davanti agli occhi. Allora l'allenatore deve dire, trovo la chiave, oppure cerco di trovare la chiave per dare una svolta alla partita, forzo la partita e metto dentro, al posto di un centrocampista offensivo, metto dentro un attaccante e cercare di creargli problemi nell'uno contro uno contro lei. Era un modulo un po' sbilanciato a destra, dicendo a destra abbiamo Drolet che gioca contro il terzino, due punte quasi piatte e Zapata che fa il tre quarti. Cos'è successo? Che nella mia testa, non rivedendo, pensavo di aver perso le misure, invece tutto sommato non l'avevo perso. Cos'è stato? Che il tempo che abbiamo creato questa situazione è durata poco, perché Ardemagni mi si è fatto male dopo 15 minuti, mi sembra, neanche. 15? 10. 10, 10. 10. Quando io invece, rivedendo la partita con gli occhi della partita, avevo visto una squadra sbilanciata e ho ricercato di ricomporla con Zebli. E Zebli, ripeto, che ha fatto una ottima partita, secondo me. Ottima partita. Ho ricreato il modulo normale, un'ottima partita, abbiamo ricreato il modulo, non siamo stati più, secondo me, brillanti. Ecco la differenza fra il primo e il secondo tempo. La brillantezza di gambe, invece di recuperare palla nella loro metà campo, cioè nel cerchio del centrocampo, della metà campo, la recuperavamo nel nostro cerchio di centrocampo. La differenza della partita del primo e del secondo tempo dell'Entella è quello. Il recupero palla di non nella metà campo loro,
perché le occasioni che abbiamo creato le abbiamo creato con la squadra schiacciata in avanti, e quella è la differenza. La seconda domanda, proprio ci sarei arrivato, proprio sulla considerazione di Zebri, lei ha detto che forse sarebbe meglio non schierare troppi giocatori mezzi e mezzi, no? Anche a livello di condizione. Sì. Ieri un tifoso a Spinazzola gli ha detto: come stai? Stai bene? Spinazzola ha risposto: beh, bene è una parola grossa, quindi cioè, si è allenato bene, però probabilmente lui sente di non essere ancora al top al 100%. Ecco, rispetto a questo le vorrei chiedere se confermerà il modulo che è stato il 4-3-1-2 che ha provato questa settimana. Ecco, potrà esserci spazio per Zebri? Dall'inizio no, perché secondo me è un giocatore che ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Proprio nella partita che abbiamo fatto in settimanale, lui è entrato dopo 10 minuti del primo tempo. Ed è la peggiore partita che l'abbia visto fare, perché un conto è subentrare, un contro e giocare dall'inizio. La storia di Spinazzola è vero che lui può dire di non essere al 100%, ma se cominciamo a dire tutte le volte prendiamo delle scuse noi i giocatori, allora non giochiamo mai. Io nella mia carriera da giocatore adesso, a essere stato al 100% forse una settimana, forse. Questo quindi è questione di testa. Io vorrei sapere là dentro, quando vado a chiedere al giocatore: quando mi stai? 100%? Nessuno. Quindi bisogna dire anche che qualche volta nella vita bisogna saper soffrire, tirare fuori anche la cattiveria del cuore e dire: se è solo al 70%, gioca al 70%. E al 90%, ve lo posso dire, fai le migliori partite che della tua carriera, perché sei più concentrato, sei attento ai particolari della vita privata, della partita che succede, e quindi non sbagli sicuramente di attenzione. Sulla formazione. No, la dico, è voce, no, voce. Dire, per caratteristiche tecniche, mi sembra che Di Carmine, per sue caratteristiche, preferisca una seconda punta come Parigini e viceversa. È vero, è vero. È un caso che hai fatto 4 gol in amichevole? No. Allora, è vero che i due giocatori di Carmine e Ardemagni si possono assomigliare. E quindi è vero che con Parigini lui si sposa bene con tutte e due. Ma se io non ce l'ho per 15 giorni non lo posso neanche schierare. Non è che posso andare in nazionale e prendo. Quindi e anch'io nella mia testa l'avrei schierato come seconda punta, perché è un giocatore anche che... E per giustificarlo, siccome sono anche molto attento a queste cose, secondo me Parigini questo modulo è più idoneo alle sue caratteristiche che a un 4-2-3-1 o un 4-3-3, e quindi io lo scuso anche. Vedete, io sono molto attento a queste cose, però per il bene del Perugia qualche volta devo fare anche qualche scelta impopolare a livello dei giocatori, quindi devo essere bravo anche a trovare questo. Poi sono convinto che in questo modulo, e se Parigini l'avesse avuto, non fosse andato in nazionale, l'avrei schierato o con Ardemagni o con Di Carmine, che è un giocatore che si sposa bene per le caratteristiche di quelli lì. Poi molte volte per forzare le partite l'allenatore fa delle forzature, e secondo me in questo momento ancora la squadra non le recepisce, quindi deve essere molto equilibrato nelle scelte. Ma sicuramente Parigini, ve l'ho detto, infatti gioca, Parigini gioca, quindi saranno gli altri che dovranno conquistarsi il posto per essere il partner di Parigini. E secondo me per questo Parigini, questo modulo qui, è un giocatore che si esalta, più che come ha giocato in nazionale. Ultima cosa, che partita vedrà oggi? Non dica che non verrà niente. Tornerà a Bari? No, se riesco in pullman, no, perché noi siamo in pullman, se riesco, come tutti i momenti che riesco posso guardare mio figlio, guardo Andria a Messina. No, bene, perché poi quelli degli avversari li guardo dopo. Certo, grazie. Ci dice qualcosa su Mirval? È un giocatore che io ho detto alla mia società, cioè al direttore, ai due direttori, che è un giocatore che per me c'ha qualcosa. Che qualcosa cosa vuol dire? È l'unico giocatore che, allora ritorno al tiro, lui dice, è l'unico giocatore che ha un'esecuzione di tiro che nella rosa non ce l'ho. Quindi, però stiamo parlando di un ragazzino del 96-97. Quindi, però ha delle doti che io, se fossi il Perugia, ci starei attento. Io personalmente, ma questo posso anche, mi sbaglio spesso. Grazie.